Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi volevo condividere con voi un articolo che riporta quelle che sono state le dichiarazioni di Martin Armstrong, che è praticamente un analista del ciclo finanziario e geopolitico. Lui si è espresso, devo dire, su svariate tematiche che riguardano proprio la situazione in cui ci ritroviamo a vivere. Ha parlato del Great Reset da parte del nuovo ordine mondiale per l'umanità, perché loro hanno intenzione di ricreare questo mondo in una versione ovviamente più negativa, dittatoriale, lo sappiamo, proprio il modello orwelliano. Loro vogliono proporre nel mondo un modello orwelliano alla 1984 in cui le persone sono completamente dipendenti dallo Stato e rispondono solo al volere dei vertici della piramide, nel senso che se poco fai quello che per lo Stato è illegale, allora subito vieni tolto di mezzo. Lui ha dichiarato che questo nuovo ordine mondiale ha necessariamente bisogno del terzo conflitto, per cercare comunque di portare avanti la loro agenda. Senza questo terzo conflitto, probabilmente questo nuovo ordine mondiale potrebbe anche subire un drastico crollo. E inoltre ha anche dichiarato proprio questo: l'Occidente ha bisogno del terzo conflitto e non ci sarà nessun ritorno alla normalità. Le sue parole sono state proprio queste: non ci sarà un ritorno alla normalità qui. Sfortunatamente è proprio qua che siamo diretti. Quindi siamo diretti, lui dice, a raggiungere proprio una situazione che sarà irreversibile, da cui non si riuscirà più ad uscire. Poi ha parlato anche della situazione, devo dire, drastica dal punto di vista economico, dichiarando che l'amministrazione Biden, per quanto riguarda gli Stati Uniti, ha deliberatamente distrutto l'economia mondiale. Ha parlato anche dell'Europa. Secondo lui, proprio l'Europa come organismo, il governo europeo sta crollando. Per quanto riguarda, ecco, proprio l'economia, un discorso generale, loro che stanno facendo in questo momento? Stanno cercando di, non è che stanno cercando di, hanno aumentato i prezzi dei beni di prima necessità, hanno aumentato i prezzi del cibo, hanno aumentato i prezzi di tantissime cose. Però la cosa che dico io è: vuoi aumentare i prezzi dei beni di prima necessità? Però poi magari pubblicamente vengono lì tutti dispiaciuti a dire: noi non vogliamo la miseria, non vogliamo impoverire. Allora, vuoi aumentare i prezzi di prima necessità perché dici che a livello economico è una manovra necessaria? Aumenta anche gli stipendi delle persone, perché se tu, ovviamente, se una persona lavora sempre per gli stessi soldi, ma si vede praticamente un aumento in ogni dove, è ovvio che quella persona piano piano andrà incontro alla miseria totale, perché non riuscirà più a rispondere alla richiesta dello Stato, no? Che ti dice magari di pagare un tot per quel bene che prima costava molto meno. E in tutto il mondo si stanno verificando questi prezzi, questo rialzo dei prezzi assurdo, e tantissime persone, perché ci sono alcuni programmi in cui vengono appunto raccontate le storie di queste persone, ieri, per dirvi, vivevano sotto un tetto, avevano una loro casa, oggi invece vivono o sulla strada o magari in auto, auto che sono sempre ferme nello stesso punto perché non hanno nemmeno i soldi per fare benzina. Quindi di che cosa stiamo parlando? E questo è proprio il loro intento: spingere la popolazione ad una situazione di miseria generale in cui non si avrà nemmeno più soldi per comprarsi quello che si vuole. Ed è ovvio che a quel punto la popolazione, dal punto di vista globale, sarà sì dipendente dallo Stato. E quindi qui mi potrei automaticamente anche collegare a quello che è il loro intento di privatizzare tutte le risorse in modo che tutto sia nelle mani dello Stato e insomma, andranno a distribuire al popolo le risorse secondo quello che è il loro volere, tipo un tot per famiglia. Questo è il loro piano, prendere proprio il controllo su tutto. E tra l'altro questo piano è descritto proprio nei 17 punti dell'Agenda 21-2030, di cui io vi andrò nuovamente a parlare perché me l'avete richiesto. Quindi lui dice che questa sarà la situazione, loro spingeranno con vari mezzi per l'entrata da parte di alcuni stati proprio in questo conflitto a fianco dell'Ucraina, e che lì ovviamente poi andrà ad esplodere la situazione, no? Perché giustamente se per esempio uno stato che fa parte della NATO dovesse essere colpito, colpire, lì si andrebbe veramente a creare una situazione senza precedenti. Ricordiamoci che
Purtroppo l'uomo ha in mano le armi nucleari e le armi nucleari segnerebbero esclusivamente la fine dell'umanità come noi la conosciamo. Quindi, ragazzi, è una situazione molto molto delicata, descritta anche da questo Martin Armstrong. L'articolo ve lo lascerò giù nella info e vi ricordo ancora una volta che su Telegram ho creato una chat. Ho creato una chat, non lo sto ripetendo perché voglio per forza che dovete prendere parte a questa chat. No, lo sto dicendo per voi. Io su questa chat sto condividendo tantissimi video, immagini censurate, tantissimi video e immagini che voi potrete scaricare e diffondere magari ad altre persone, in altri gruppi. È molto importante diffondere questi contenuti. Vi basterà poi magari cliccare sul nome della chat e andare nella sezione media, lì potrete vedere tutte le foto e i video già condivisi. Io penso sia davvero importante tutto questo e se vi va di prendere parte a questa chat, troverete il link giù nella info oppure sulla mia community di YouTube, dove ho pubblicato proprio il link diretto a questa chat in un post. Quindi ha proprio. Lui ha proprio dichiarato questo. Ha anche detto che se c'è una guerra in Europa, secondo Armstrong, il dollaro, statunitense diventerà inizialmente più forte e non più debole. E che è tutto fatto apposta. Non c'è ritorno alla normalità qui. Sfortunatamente è proprio qua che siamo diretti. Quindi in una situazione, secondo lui, drastica. Vogliono che la Russia faccia qualcosa. Lui, inoltre, sostiene anche che la guerra in Europa potrebbe scoppiare in un paio di settimane e che l'Unione Europea e la NATO stanno proprio spingendo su questo. Un po' quello che vi dicevo anche in video precedenti, cioè che loro sono partiti dal no, no, noi non ci mischiamo, l'unica cosa che possiamo fare per aiutare l'Ucraina è inviare le armi o comunque inviare delle cose che possano aiutarli in questa guerra. Quindi sono partiti da questo pensiero di non voler mettere in pericolo il resto dell'umanità e adesso invece, se voi li ascoltate, le loro dichiarazioni ancora una volta si rivelano paradossali, perché invece sembra proprio che stiano spingendo per una probabile futura entrata in questo conflitto. E lui dice proprio questo: adesso l'Unione Europea e la NATO stanno spingendo su questo punto, sull'entrata in guerra da parte di alcuni stati nel conflitto in modo concreto a fianco dell'Ucraina contro la Russia. Vogliono che la Russia faccia qualcosa. Questa cosa con la Russia è sempre la stessa cosa. Sfortunatamente siamo diretti verso il conflitto, che secondo lui si verificherà. Armstrong poi ha parlato anche del soldo digitale, e che appunto il Deep State sta proprio spingendo per ottenere. Tutto questo dal punto di vista del soldo digitale, cose che noi già sappiamo. E poi ha parlato pure dell'aumento di prezzo e del fatto che loro in futuro potrebbero anche dire: guardate che le risorse stanno finendo e proprio perché stanno finendo e perché abbiamo bisogno di gestirle al meglio, allora le prendiamo in mano noi. Ma non vi preoccupate, le distribuiremo in modo equo. Certo, come no? E noi tutti ci crediamo, ovviamente. Beh. Armstrong raccomanda inoltre alle persone di accumulare 2 anni di cibo. Quindi lui è diciamo uno di quelli che vi dice fate scorte di cibo. Quindi vi spinge proprio la popolazione a fare scorte. E afferma anche che il presidente Trump è l'unico presidente che conosceva a cui importava realmente qualcosa dei soldati statunitensi che morivano in combattimento. Questo è il motivo per cui Trump voleva riportare a casa le truppe e i guerrafondai del Deep State lo odiavano per questo. Quindi lui ci parla di un Trump come presidente che era l'unico a preoccuparsi realmente delle vittime della guerra, quindi dei soldati statunitensi che morivano in questi conflitti, e che era proprio per questo che il Deep State lo prendeva di mira continuamente. E fornisce anche le sue previsioni, sempre Armstrong, su chi vincerà le elezioni il prossimo novembre. Vabbè, queste cose non è che ci interessano chissà quanto, ma ha poi aggiunto: non stiamo tornando alla normalità, il sistema si sta sgretolando dall'interno ed è proprio come la caduta di Roma.
Comunque, qui trovate il video proprio di Martin Armstrong che discute di tutti questi punti. Vi basterà cliccare, ma comunque io vi lascerò il link nella info, quindi vi basterà veramente cliccare sul link, andare giù nell'articolo per guardare il video. Ovviamente se conoscete l'inglese sarete più avvantaggiati. Insomma, che cosa ne pensate di queste previsioni? Si andrà secondo voi davvero incontro ad un conflitto oppure no? Secondo voi veramente il governo europeo si sta sgretolando? Insomma, ragazzi, che cosa ne pensate voi in generale di tutti questi punti? Fatemi sapere tutto quello che volete. Io vi aspetto sulla chat di gruppo, sempre se vi va. E nulla, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo al prossimo video.